Buongiorno! Allora, oggi sto cominciando questo vlog, ma non so se mai lo userò perché è andata bene, diciamolo, avrete letto dal titolo. Se riusciremo a trovare quello che cerco, questo vlog uscirà, se no sarà, diciamo, inutile, tra virgolette. Adesso è mezzogiorno, meno 5 quasi, e volevo un attimo cominciare a preparare la mia stanza, a pulirla perché devo pulirla, e poi perché comunque io lì, mo vi faccio vedere, là, come potete vedere, ho una gabbia. La gabbia adesso non può rimanere a terra, io la devo preparare, perché se riesco a trovare il pappagallino che voglio prendere deve essere pronta. La prima cosa è che la gabbia deve stare su un posto più rialzato possibile, non può stare per terra. Quindi avevo pensato tipo qua, ma qua non è abbastanza alto, quindi ho pensato, vabbè, la scrivania. È un po' in disordine, però non fateci caso. Comunque la scrivania, quindi ho detto libero tutto lì e lo metto là. Quindi ho intenzione di mettere la gabbia sulla scrivania, quindi devo svuotarla, pulirla, eccetera, ci metterò la gabbia e sistemare la gabbia. Dovrà rimanere sulla mia scrivania più circa una settimanella, quindi per una settimana ci può stare. Faccio così. Ehi, ehi, calma, calma. Ciao, piano. Amore. Ho fatto tutta così. Un po' di calmi. Bella. È molto bella, l'ho toccata. Guarda che bel suono rispetto a Kiwi. Ma amore, si trova da sola, poverina. Ciccia. Dai, vabbè. Eccola qua. Ciao. Allora, come avete visto dalle clip precedenti, perché è stata una cosa inaspettata, non pensavamo ci fosse, e invece siamo andati in negozio, c'era, ci è piaciuta, era femmina. Ho detto no, vabbè, cioè, allora prendiamola. Quindi l'abbiamo presa e come avete visto dalle clip precedenti mi sono sbrigata a preparare tutto, mo sta lì in gabbia. È un po' titubante e questo è il vlog dei primi 7 giorni della prima settimana. Mo non so, non ho ancora idea bene di come farlo, però abbiamo una nuova pappagallina. Però dobbiamo decidere il nome. È tra mela, pesca o albicocca, perché è gialla però c'è anche delle sfumature di verdi, è molto molto bella, ci piace un sacco. Io la guardo, la sto guardando in continuazione perché è bella. Mi sono dovuta sbrigare. L'altra volta avevo preparato il tutto molto meglio, avevo fatto il video, tutta contenta, ma l'andiamo a prendere e non c'era. Vi lascio un po' delle clip buttata giù letteralmente. Buongiorno, oggi è giorno di pulizie, infatti devo un attimo pulire, ma c'è qui mela probabilmente per adesso, perché devo pulire la scrivania pure, visto che non era prevista, cioè non era previsto il suo arrivo, quindi devo pulire per forza. Vediamo se abitui man mano, è brava comunque, non so, cattiva ed è bella. Ieri sera da quando è arrivato non fanno altro che cinguettare lui, cinguettare lei, cinguettare lui, cinguettare lei, e si rispondono eccetera, quindi già hanno capito che c'è qualcun altro, insomma. Però prima voglio che si abbini un po' a noi
un minimo a me, quindi per questa prima settimana sicuro sarà qua. E spero man mano prenda fiducia, non scappa più, anche perché quando mi avvicino magari scappa e c'è il rischio che si fa male, non mi va, quindi faccio tutte le cose molto con calma. Ha mangiacchiato, ieri l'abbiamo vista mangiare e bere, c'è il giochino, ma il giochino non se l'è filato di pezza fino a mo. Ecco qua, seconda sera, ma ancora non stiamo andando a dormire, però eccola qua come sta. È più tranquilla, ogni tanto si spaventa, si va tipo a nascondere lì, però è più tranquilla, mangia, beve, dorme, cinguetta, quindi secondo me è già più tranquilla. Credo ci voglia soltanto un po' di tempo, speriamo bene. Buonasera, oggi è 3, ho un po' di mal di testa e sono appena tornata dalla passeggiata con Zara. Qua accanto a me la stavo lavorando al computer e lei sta qua accanto a me. Ve la mostro, va, nel mentre che io vi racconto. Si è ambientata sicuramente, sta molto meglio rispetto a venerdì. Oggi è lunedì, quindi sono quasi 3 giorni pieni che sta qua a casa. È molto ancora, molto molto diffidente, però è più tranquilla. Il primo giorno faceva altro che muoversi e invece sta tranquilla, mangia, gli ho messo il giochino ma non ci gioca, però vabbè, ha mangiato la mela, anzi usa il giochino come per nascondersi, perché magari se mi avvicino e lei magari ha un po' paura eccetera si va a nascondere là dietro. Comunque dipende dai momenti, come potete vedere adesso sta ferma, altre volte magari scappa e mo invece sta ferma e non scappa, mentre altre volte magari ci metto la mano eccetera, ho paura. Se metto la mano, perché già ho provato magari a inserire un pochino la mano, vedete già si muove un po', si agita un pochino. Se la inserisco e vado verso di lei scappa totalmente, però cioè appena ho visto che scappa l'ho levata, perché comunque è ancora molto spaventata, bisogna andare piano piano. E comunque è praticamente il terzo giorno, quindi ci sta anche. Spero prima o poi vada un po' meglio e spero non scappi più quando inserirò il dito. Secondo me però ci vorrà molto molto di più, perché ormai lei si è abituata al fatto che la mano è cattiva. La mano lei la vedeva soltanto quando la prendevano e la spostavano da una parte all'altra praticamente, quindi non si fida. Con Kiwi si sentono perché si cinguettano a vicenda, si rispondono eccetera. Sarà qui ancora per un po', fin quando vedo che sta completamente tranquilla. Non deve per forza farsi toccare o mangiare dalla mia mano eccetera, però deve stare un pochino più tranquilla che posso inserire la mano all'interno e lei non ha paura. Cerco di essere il più positiva possibile, ma è tosta perché la vedo tanto 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 distaccata. Poi ok, io sono abituata a Kiwi, lei è il primo pappagallo che prendo che è adulto, quindi speriamo bene. È il 5 ed è mercoledì e tra 2 giorni è passata una settimana che sta con noi e questo è il risultato, è più o meno uguale purtroppo, però c'è chi riesce prima e chi riesce dopo, insomma. Eccola qua che è spaventata, cioè comunque potete vedere, cioè io non vado a cercare di toccarla, però mi urla pure contro. Buongiorno, oggi è 7 febbraio 2020 ed è quasi che tra poche ore sarà un'intera settimana che Mela è qua con noi. È leggermente cambiata rispetto a quando è appena arrivata, si è leggermente calmata, diciamo che mangia più tranquillamente,
anche se è un po' strana, ogni tanto sembra un po' isterica e fa le cose un po' veloci, magari si mette sul bordo della gabbia e cammina, però sono tutti atteggiamenti normalissimi, perché comunque lei non era abituata a stare da sola. E mo' è stata inserita in una gabbia, a stretto contatto con degli umani, e quindi è normale che faccia così. Ho aggiunto un'altra ciotolina per metterle delle carote. Lei sta lì, spesso si nasconde dietro a quel giochino. Volevo concludere un po' questo video perché da domani o dopodomani avvicineremo kiwi e mela. Quindi quello sarà in un prossimo video, perché sennò viene troppo lungo. Spero molto che lei, vedendo kiwi come si comporta con noi, cominci a fare un po' quello che faccia lui, quindi già non scappare. Quindi speriamo bene, perché questa è ancora la situazione. Cioè se vado tipo a sistemare, ok, lei si nasconde dal lato opposto, sta là. Se io vado vicino al giochino, si comincia ad agitare, come sta facendo in questo caso. Spero che poi, vedendo Kiwi che sta tranquillo, si tranquillerà anche lei. Quindi niente. E poi fa questa cosa qua ogni tanto, quando magari prova a metterle la mano, appunto. Niente, speriamo vada meglio con Kiwi. Quindi rimanete aggiornati e guardate anche il prossimo video per scoprire se loro due vanno d'accordo. Perché Kiwi non ha mai visto pappagalli, cioè altri pappagalli, insomma. Quindi vediamo un po' come andranno le cose e speriamo bene, incrociamo le dita. Vediamo un prossimo video, insomma. Ciao!